Noi non ci abbiamo in testa l'elmetto, diciamo subito, però Cinzia, mi pare che sul suo blog sono arrivati sì, i commenti. Sono arrivate fioccati. Delle critiche sul suo blog, oltre 4.000 commenti, molte critiche per lui, tra l'altro qualcuno nel ruolo dei commenti sostiene perfino che siano stati cancellati dei post. Io a mio modesto parere devo dire che anch'io ho trovato un po' di incongruenze, perché entrando giovedì mattina e poi rientrando nel sito giovedì pomeriggio, insomma, mi sono ritrovata cose un po' diverse. Cioè, hai visto sparire dei... Non ho più visto delle cose che avevo visto, ma come dire, non posso scientificamente ma dire che sia così. Ma si può fare scusa sulla rete una cosa così? Certo che possono, certo l'amministratore del sito può si eliminare può cancellare. I commenti, assolutamente sì. No, secondo me lì il punto è che Beppe Grillo ritengo abbia fatto un po' un autogol, perché libertà di espressione e di autocritica sono valori fondanti per la rete, per cui come dire che questo video chiaramente pubblicato sul suo blog appunto, si rivolga preferenzialmente al popolo della rete stride un po', quindi sicuramente come dire questi toni forse in televisione sarebbero stati accolti diversamente, certo in rete le critiche normali che ti piovano addosso.